Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio dottor Vizioni. Grazie, grazie Jacopo. Buongiorno, Piazza della Rinascita, Piazza Salotto, più comunemente chiamata qui a Pescara. Siamo all'esterno della farmacia Vizioli, regolarmente aperta, orario continuato come d'altronde non potrebbe che essere. Dottor Giuseppe Vizioli, farmacia nata nel 1936, una delle più antiche di Pescara. Sì, sì, ovviamente dai tempi di mio nonno, mio padre e poi c'è la mia generazione, quindi tre generazioni di farmacisti. E allora, ovviamente la domanda è d'obbligo, come si suol dire in questi casi, ne parlava anche il collega dallo studio, a questione mascherine, sì. Si trovano, non si trovano, allora, prezzi calmierati, qual è la situazione? Voglio dire una cosa, che come dirà poi il mio presidente di Federfarma, dottor Zanobbi Fabrizio, noi farmacisti di Pescara ci impegneremo a distribuire mascherine a prezzo calmierato di 0,50 centesimi, così come è stato sancito dal DPCM promulgato dal Presidente del Consiglio Conte. Il problema è un altro, che noi in realtà a tutt'oggi queste mascherine noi non ne disponiamo, quindi facciamo un accorato appello alla parte pubblica perché queste mascherine ci vengano messe a disposizione, così che noi le possiamo distribuire alla nostra clientela. Dottor Vizioli, non è bello, non è simpatico poi essere, sì, in farmacia, arriva un cliente, vorrei una mascherina, sì, le mascherine non ci sono finite. Sì. Purtroppo questa è la risposta che stiamo dando a quasi tutte le persone che vengono a chiedercele. Attualmente abbiamo disponibile solo questo tipo di mascherina, che è il tipo FFP2, che è una mascherina detta, questa è una parola che va di moda adesso, di mascherina intelligente, perché è ermetica sia in entrata che in uscita. Queste le abbiamo disponibili, ma le chirurgiche a 50 centesimi non le abbiamo ancora. C'è difficoltà ancora per reperire nelle farmacie non solo le mascherine ma anche altri dispositivi, sì, di protezione? Sì, mancano i presidi elementari di disinfezione come l'alcol, la mucchina si trova e non si trova, ci sono delle difficoltà, sì sì, obiettivamente lavoriamo con difficoltà. Dottor Vizioli, parliamo un attimo di questi due mesi di, sì, emergenza sanitaria, sì, in cui, sì, avete lavorato praticamente H24, le farmacie, sì, sempre, sì, aperte. Allora, sono stati e sono tuttora dei momenti difficili, però mi preme sottolineare che tutte le farmacie abruzzesi sono sempre rimaste aperte, tutti i giorni, tutte le ore, Pasqua, Pasquetta, domenica, sempre disponibili dalla parte del cittadino. Sono stati momenti difficili anche perché abbiamo lavorato in maniera difficile, quindi ci siamo dovuti dotare di presidi per la protezione, quali guanti, mascherine, alcune farmacie hanno addirittura montato dei vetri in plexiglass per proteggersi meglio da questo virus. E non solo, poi abbiamo lavorato con la costante paura di poter essere contagiati da questo virus, il che non è proprio una bella cosa, insomma, lavorare in questa maniera. Purtroppo c'è stato anche qualche farmacista nostro paese, non in Abruzzo. Non in Abruzzo, però in Italia purtroppo sono deceduti diversi colleghi, quindi è una cosa triste, insomma. Sì. Lei prima, tra l'altro, voglio ricordare che il dottor Giuseppe Vizioli è un consigliere di Federfarma Pescara. E lei, prima ha citato un suo collega, sì, il dottor Zanobbi, certo, che abbiamo ascoltato questa, sì, mattina, sì, 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 in un'intervista che la regia può proporre per poi tornare, sì, qui da Pescara. Sì. Abbiamo cercato anche di consigliare, di confrontarci con la parte pubblica per accelerare e per facilitare i processi di accesso al farmaco. In alcuni casi abbiamo ottenuto alcuni vantaggi, tipo la spedizione delle ricette attraverso per via telematica, quindi l'invio dell'NRE al paziente e tramite quello l'accesso alla prescrizione, di spostare alcuni farmaci come i farmaci per i pazienti nadi che potessero venirli a prendere in questa fase in farmacia senza costringerli ad andare in ospedale. In altri casi non ci siamo ancora riusciti e vorremmo farlo invece per quanto riguarda tutta quella che è la riabilitazione, quindi i presidi per diabetici, i presidi, le sacche, le placche per quanto riguarda la riabilitazione, per le quali abbiamo voluto anche in questo caso trovare delle metodiche che vengano maggiormente a vantaggio dei cittadini. E per quanto riguarda la protezione individuale, mascherine, igienizzanti, alcol e quant'altro, ci sono ancora dei problemi? È un mercato che per noi non esisteva, che ci è scoppiato in mano con un difetto di approvvigionamento da parte dei fornitori che non le avevano.
comprendiamo quelle che sono le difficoltà, e quindi si è attivata tutta una serie di soggetti, di produttori che hanno cominciato a importarle. Si comincia a trovare un po' di mascherine FFP2 che noi attualmente abbiamo tramite i depositi che sono certificate, che hanno la provenienza, che hanno tutte quante le indicazioni di norme e di legge. Quelle che non abbiamo mai trovato e continuano a essere di difficile reperibilità sono le chirurgiche. I dispositivi sono difficili da trovare, così come, non so, pulsossimetri, prodotti per misurare la saturazione d'ossigeno, i termometri per misurare la febbre a distanza. Lo Stato, la Protezione Civile, produce le mascherine chirurgiche, ha trovato un'azienda che gliele produce, non c'è problema, datecele, le distribuiamo noi in distribuzione per conto, cioè anche a margine zero, non è quello il problema. Consentiteci di andare incontro alle esigenze del cittadino, perché oggi non si trovano, io non ho le mascherine chirurgiche. Ecco, il problema è stato, insomma, ribadito anche dal presidente di Federfarma Pescara. Io volevo coinvolgere il dottor Vizioli, perché, dottore, è chiaro che il mercato delle mascherine è quello che un po', l'ha detto anche Zenobi prima, vi è un po' esploso in mano. E così come esplosa ovviamente la possibilità di acquistarle anche non per forza di cose all'interno delle farmacie. Qualche settimana fa è diventato virale un video di un suo collega farmacista che faceva la prova con una fiammella libera, con la mascherina indossata, soffiando per vedere se la fiammella si spegneva oppure no. Se non si spegne, quello potrebbe essere un indice di bontà del prodotto mascherina chirurgica. Ecco, quanto era veritiero quel video? Cioè, è una prova che ognuno di noi può fare? Sì, può fare. Guardi, le rispondo subito. Ogni mascherina in vendita in un posto, diciamo, serio, qual è la farmacia, deve essere dotata di un certificato di idoneità e deve avere il marchio CE. Tutto quello che non ha questo marchio, che non ha un certificato di idoneità, non è diciamo, adatto alla protezione medicale. Poi ci sono tanti tipi di mascherine in vendita, ci sono mascherine fatte in TNT, mascherine fatte in tessuto addirittura, però se parliamo di mascherine medicali, chirurgiche, quelle sono un'altra cosa, devono avere obbligatoriamente certificazione e stampigliato su un lato il marchio CE. Quindi per fare una prova, quella la ritiene una prova sufficientemente attendibile, sì, soffiare, sì, su una fiamma libera? Le dico la verità, l'abbiamo fatta anche noi, quindi la prova è abbastanza attendibile, sì. Ok, altra domanda, per quanto riguarda gli igienizzanti, abbiamo visto che molti, non trovando ammucchina e similari, hanno provato, magari con qualche tutorial sul web, a fare da soli gli igienizzanti. Ecco, avete avuto effettivamente un aumento degli acquisti degli ingredienti, chiamiamoli così, per fare un igienizzante fai da te? Sì, la gente ha provato a fare, fra virgolette, il piccolo chimico, adesso non so con quali risultati, però io consiglio sempre queste cose di lasciarle fare a chi è del mestiere, cioè noi, insomma. Per quanto riguarda invece le ricette telematiche, prima ne abbiamo parlato anche, abbiamo sentito l'intervista al dottor Zenobi, com'è stato, insomma, questo periodo in cui c'è stato bisogno molto di più di accedere alle ricette dal punto di vista telematico a distanza? Sì, è aumentato esponenzialmente il ricorso alle ricette telematiche, anche perché i medici di famiglia hanno chiuso gli studi e quindi la popolazione veniva da noi in farmacia con questi famosi numerini, da cui noi poi evincevamo una ricetta che stampavamo e consegnavamo i farmaci. Devo dire che questa è stata una novità molto gradita sia da parte del pubblico che anche da parte nostra, così, diciamo, abbrevia i tempi fra il bisogno del farmaco e l'erogazione dello stesso. Questa credo che sia una cosa che potrebbe essere mantenuta anche per il futuro. È una cosa che oggettivamente potrebbe anche risolvere parecchio file, code e quant'altro, ma al di là adesso dell'emergenza, che speriamo passi presto, però insomma anche quando le cose saranno tornate alla normalità, credo che ci si avvia verso quel tipo di discorso. Io sono molto favorevole a quel tipo di digitalizzazione e spero, mi auspico che possa rimanere anche per la fase post-Covid.
Dottore, le faccio l'ultimissima. Dicevo in apertura che voi siete una delle poche categorie che nel momento, nella fase più cruenta, più rossa dell'emergenza, è stata una delle poche categorie che è ovviamente per forza di cose rimasta sul luogo di lavoro. Come ha visto trasformare, insomma, l'ambiente circostante, ecco, e che cosa poi si prova quando ci si trova a lavorare sapendo che però si è in una condizione di totale emergenza? Sì, effettivamente sono stati momenti molto difficili, perché la gente veniva in farmacia veramente, non dico disperata, ma quasi, ci riempiva di domande a cui noi, non essendo dei virologi, non potevamo rispondere. Della serie: quando finirà questa emergenza, questo virus, quando se ne andrà, noi non possiamo saperlo. A parte questo, poi lavorare anche in un ambiente, diciamo, spettrale, perché la città, non so se il collega può inquadrare, ma la piazza desolatamente vuota. Ne approfittiamo così per far vedere. Non è bello lavorare. Sì, atmosfera veramente... Noi siamo abituati a questa piazza veramente piena di gente, di allegria. Sì. È un po' spettrale, secondo me, questa atmosfera. Assolutamente spettrale. Speriamo di rifare il collegamento con un'altra atmosfera più in là. Noi ce l'auguriamo.